Adesso Lorenzo è arrivato il momento del coro. Presentiamo il coro che ci farà compagnia questa settimana. È un coro diverso rispetto a quelli che abbiamo ascoltato in questi mesi. Sì, un coro diverso, è arrivato all'improvviso e noi abbiamo deciso di andarli ad ascoltare, a filmarli. Grazie a Maria Carannante e Nico Centurami che sono stati presenti all'interno della scuola ITIS Emilio Alessandrini di Teramo, alpini che ci porteranno a un evento particolare che partirà il 30 giugno. Siamo andati per quello, li abbiamo voluti conoscere e abbiamo visto che sono bravissimi nel cantare, nel raccontarci la vita non solo militare, ma anche quella legata al volontariato, al sociale e a tutto quello che di buono fanno le penne nere abruzzesi e non solo. Partiamo con il coro Alpini Monti della Laga, di Teramo, sezione Abruzzi. Gentili signore e signori, buonasera a tutti, benvenuti a questo concerto di questi tre cori, cori alpini, molto uniti tra di loro, tra amici. Stasera noi, specialmente il coro Monti della Laga, siamo vicini al nostro maestro Leopoldo Di Paolo Antonio, che vi prego di fare un applauso. In quanto stasera, nonostante ha avuto un piccolo incidente di percorso, che qualche giorno fa è andata a fuoco la mansarda dove lui abita, la mansarda sopra la sua abitazione, quindi stasera lo troviamo un po' provato, però ha detto presente come diciamo tutti noi, quindi grazie Leo che sei presente qui con noi. La musica e il canto sono un tutt'uno con gli alpini, tanto che le canzoni alpine di montagna fanno parte del patrimonio musicale di intere generazioni. I cori alpini raccontano la vita quotidiana sulle montagne, la natura, la gente e gli amori. Raccontano anche la guerra che gli alpini esorcizzano col canto. Cantano la casa, la famiglia, la valle lasciata per andare lontano, i commilitoni che non sono più tornati. Mantengono infine, fatto essenziale, una tradizione nella quale la gente si riconosce. Cominciamo il concerto del coro Alpini Monti della Laga con il primo brano, La penna dell'alpino. In tutte le canzoni viene espressa un'esplicita lode del corpo degli alpini. Va notato però, rispetto ad altri canti, di argomento analogo, che sono assenti riferimenti ad armi, violenza ed episodi bellici. Le qualità del soldato rappresentate sono infatti la capacità di resistere alle difficoltà ed il coraggio. Egli affronta con tenacia e senza paura fatiche e pericoli dovuti all'ambiente inospitale in cui si muove, non ad un ipotetico nemico. In questo modo viene alleggerita la retorica di glorificazione militare e viene evidenziata una delle caratteristiche che gli alpini si sono da sempre attribuiti, quella di essere soprattutto dei difensori del territorio. Per voi la penna dell'alpino. Un po' più l'una, un po' più l'ora, sola l'alpino.
Allora, Tonino Di Carlo, una giornata memorabile, domani, questi tre giorni dedicati agli alpini toccherà il suo culmine e sarà davvero emozionante. Sì, domani sarà proprio il culmine, però diciamo che già oggi, anche se è stato impegnativo, però è una grande, grande soddisfazione della partecipazione, ma soprattutto del risultato, il significato soprattutto di questi tre giorni qui a Teramo. Un significato veramente importante per noi alpini, per i valori che dobbiamo trasmettere. Soprattutto abbiamo ideato questo monumento con un significato ben preciso. L'anziano e l'alpino che vediamo, il vecchio alpino che dà la mano al giovane alpino per far capire a lui, come a tutti i giovani, che prima ci sono i doveri, poi ci sono i diritti. E devono imparare ad andare in montagna, questo dovrebbe rappresentare il nostro gran sasso, perché quando si va in montagna si va in cordata, si va tutti insieme, non si lascia mai indietro nessuno. E il più forte, tra virgolette, tiene la mano al più debole per continuare la scalata. Tante volte anche noi, quando abbiamo fatto il militare, si andava in montagna e qualcuno portava lo zaino dell'altro alpino che non ce la faceva, quindi soprattutto solidarietà, amicizia e fratellanza. Domani finalmente questo grande evento di tornare nella caserma Grue, quindi è qualcosa di favoloso, la partecipazione sarà grande, pensate che abbiamo sezioni che vengono dalla Valtellina, dal Piemonte, da Valdobbiadene, Treviso, Molise, Latina, Roma, Firenze. Insomma, tutta l'Italia, insomma, è venuta a Teramo. C'è un po' tutta l'Italia, perché Teramo e la sezione Abruzzi degli alpini è molto ben vista a livello nazionale per quello che ha fatto, soprattutto con il nostro nono reggimento alpini, con il battaglione L'Aquila, Val Cismon e Vicenza in Russia, ma anche per quello che fanno oggi gli alpini abruzzesi. Capogruppo, sabato sera presso l'Istituto Alessandrini di via San Marino a Teramo, un concerto, tre cori alpini per emozionarci ancora di più. Eh sì, perché il canto degli alpini è unico e ci sarà una coralità alpina veramente impressionante, quindi vale la pena di venire a sentirli e poi giudicate voi. Grazie capogruppo. Grazie. E complimenti. Grazie. Ancora. Grazie. Ecco il cifolo del vapore, deriva da un canto popolare del periodo del Regno d'Italia intitolato Il mio ben le anda via. Uno dei motivi più diffusi e tipici dei canti militari è quello dell'amara partenza verso l'ignoto. Questi canti possono assumere anche l'inconscio significato di un estremo addio alla vita, ed è forse per questo che hanno spesso cadenze particolarmente tristi. Per voi ecco il cifolo del vapore. Quando
Col presidente D'Alfonso dell'ANA Abruzzi, complimenti per questa ulteriore iniziativa. Punto di domanda, è una ulteriore vicinanza al gruppo Teramano? Non occorreva un monumento per essere vicini al gruppo di Teramo, perché il gruppo di Teramo si è sempre prodigato in tutto. È chiaro che lo vediamo, c'è stato un monumento per Seleniar, c'è stata una preparazione di questa bellissima zona, è stata presa che era un rifiuto, adesso è tornata a vivere, lo possiamo dire? Sicuramente sì. E oltretutto adesso con il monumento che sono riusciti a porre, allora ci siamo ancora per l'ennesima volta riavvicinati al nostro motto, in cui abbiamo tolto via l'io per mettere noi. Ecco, allora qui siamo proprio in questo modo qua. Il testamento del capitano. Il capitano che in punto di morte, con il proprio testamento, dà ordine ai suoi alpini circa quanto fare del suo corpo, e testimonianza non tanto degli orrori della guerra e del dolore, quanto dell'amore per la montagna e del coraggio nell'affrontare la morte. Il corpo del capitano sarà tagliato in 5 pezzi. Il primo andrà alla patria, in nome dell'obbedienza e della fedeltà verso lo scopo primario per il quale si è chiamati a combattere. Il secondo pezzo al battaglione, fraterno compagno e famiglia degli anni bui della guerra. Il terzo andrà alla mamma, perché abbia memoria e sia orgogliosa del suo figliolo. Il quarto alla sua bella, l'amata, così che non dimentichi mai il suo primo vero amore. Ma è forse l'ultimo pezzo quello più rilevante. Il capitano dichiara cantando che la sua quinta parte del suo corpo sarà affidata alle montagne perché lo facciano rifiorire, perché su quel soldato che tanto le ha difese sboccino rose e fiori. La storia del capitano e del suo testamento, nel quale menziona la madre e l'amata, è memorabile. Tuttavia, tra le note del canto alpino ricorrono anche i suoni più reali della guerra, il ricordo, la nostalgia e l'amore che muovono un soldato, lasciano spesso spazio ad armate, cannoni e resistenze. Per voi il testamento del capitano.